Stiamo vedendo dai programmi televisivi, leggendo i giornali, delle enormi catastrofi che si susseguono giorno dopo giorno, comunque notizie di cronaca nera, soprattutto il terrorismo, no? Che colpisce e ci lascia così, quasi inerti, se non inermi, e poi i terremoti, tutto quello che accade sembra alimentare di più la nostra paura. Viviamo in un'epoca di paura, ecco la politica, soprattutto la politica italiana e europea, a mio parere, dovrebbe avere la capacità di una visione altra che possa affrontare la paura e superarla. In genere la paura è la leva attraverso cui il potere aiuta se stesso ad assoggettare il popolo. Quindi, assoggettando il popolo attraverso la paura, c'è il dominio. Ma il dominio è l'opposto dell'amore. Ecco. Forse la visione politica che noi dovremmo coltivare e quella che dovremmo portare avanti nasce e dovrebbe coltivarsi attraverso l'amore. L'amore, come ha detto anche Vasco Rossi nel concerto di Modena, no? Modena Park, sopra la paura. L'amore sopra la paura. E si coltiva giorno dopo giorno, in ogni gesto, in ogni momento. E anche se la televisione ci manda ogni giorno catastrofi, noi non dobbiamo assolutamente perdere la nostra capacità di affrontare la paura, cioè di trovare il coraggio comunque di affrontare quello che altrimenti piega l'uomo, l'essere umano, a rendersi schiavo di un potere dominante. Ecco, questo dominare del potere uccide l'amore e quindi l'amore sopra il dominio, cioè l'amore sopra la paura, e quindi rovesciare il tutto e ritornare finalmente ad amare. Questa è la politica.